Dopodiché la carta del lavoro, il 21 aprile del 27, 22, Natale di Roma, contrapposto al 1 maggio, no? Da sé il 1 maggio era la festa di tutti i socialisti di ogni caratteristica, viene cancellata. 21 aprile perché il Natale di Roma, la Roma quadrata, va bene, quindi nazionalismo arcaico, mescolanza di passato e presente, però la carta del lavoro contiene degli elementi interessanti che riecheggiano domande forti del movimento dei lavoratori, ma la complicità con le classi forti, con la ricchezza, la famiglia Ciano e tutto quello che sappiamo è la caratteristica dominante del ventennio. Con le scelte catastrofiche, quella immorale delle leggi razziali passa, come dire, quasi come in tono minore rispetto alla successiva decisione di entrare in guerra nel 40. E questo è un po' una ferita anche alla insensibilità del nostro paese rispetto a quella scellerata legislazione. Aveva preparato il paese al razzismo, perché il razzismo mussoliniano comincia molto prima. C'è una prosa sua, così, compilativa, parla di un libro francese sulla fine dell'impero romano. Come termina questa prosa? I pallidi ebrei, questo è ancora Mussolini socialista, i pallidi ebrei affossano l'impero romano. A parte che non si vede perché devono essere pallidi per forza, ci sono alcuni rubizi, amano il buon vino, quindi proprio. Però è questa formula stereotipa di un razzismo che gli sta dentro, che poi diventa quello che sappiamo, suprematismo aggressivo, violento. La scelta suicida della guerra. E si vede la mentalità provinciale di un uomo che appartiene al passato, cioè non capisce che le grandi potenze in quel momento sono molto più grandi, per cui l'idea di vincere in una settimana e portare un bottino a casa, Malta, la Corsica, Nizza, no? Questa farneticazione, dipende da una cultura politica, da una incapacità di valutare i rapporti di forza nel mondo. Questo non va mai perso di vista. L'ultima giravolta, quella della Repubblica Sociale, è la prova del cinismo, cioè torniamo alle origini, mette le mani naturalmente sui giornali, no? La Repubblica Sociale era uno stato satellite del Terzo Reich, no? Aggiungiamo che il movimento sociale italiano si chiamò così in richiamo alla Repubblica Sociale, e questo è giusto per una continuità storica che non va mai persa di vista. Bene, mette le mani sui giornali, Corriere della Sera naturalmente. Il primo intervento non firmato si intitola Socialismo. Va bene. Naturalmente non gli crede più nessuno, però lui pensa, da attore così di terzo ordine, che un'altra avventura si può fare e quindi ricominciamo di lì. Ecco la corta intelligenza che diceva Benedetto Croce. Dopodiché scavare nel privato si può. Lui ha fatto un colpo di genio, secondo me, nel mettere insieme le due facce della stessa persona attraverso un osservatore, anzi un'osservatrice dolente, sofferente, calpestata. È lì la grandezza del film, che va ben oltre il personaggio. Grazie, veramente grazie.